Sapete che il tema è il defibrillatore. Defibrillatore è ovviamente rianimazione cardiopolmonare, defibrillazione precoce, cioè come si usa in quali situazioni le tecniche di defibrillazione. È argomento importante perché argomento che dal punto di vista tecnico ha visto uno sviluppo enorme negli ultimi anni e che può costituire per le persone nient'altro che un vero e proprio salvavita in tante situazioni. Quindi un'importanza indiscutibile che si va diffondendo in tutte le comunità come uso, come conoscenza, quindi fondamentale. C'è però un'altra cosa che volevo brevemente focalizzare che rende questa giornata particolare. Gli esperti che oggi sono presenti e che ci parleranno di questo tema, la dottoressa Zucchi, Manuela Piazza, sono dei volontari della Croce Rossa, quindi volontariato. Ecco, l'importanza del volontariato è enorme per le case della salute, per la sanità, per il ruolo che hanno nella nostra comunità. Sono persone di questa comunità. Organizzati in volontariato e nel volontariato hanno acquisito con umiltà, con voglia di fare, con senso di solidarietà delle expertise, delle capacità, delle conoscenze che oggi in un certo modo ritornano alla persone non solo con l'educazione, con la seduta di oggi, ma ritornano, restituiscono alla loro comunità. Volontariato mosso nient'altro che dalla solidarietà e di un filosofo francese secondo quale la solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. Il volontariato e la relazione delle case della salute per tutti gli operatori delle case della salute col volontariato per questo e per tanti altri motivi non è la prima relazione oggi che abbiamo col volontariato è fondamentale e sarà fondamentale nei prossimi anni lo sviluppo anche di queste relazioni grazie ancora agli operatori della Croce Rossa. Forse è un'unica volta in tutti i 4 anni del tè del giovedì che ripetiamo come dire, più o meno l'incontro con gli stessi volontari, cioè la Croce Rossa. Cioè non è mai successo più o meno che in 4 anni che lo stesso tema venisse ripetuto 2 volte, o quasi lo stesso tema, proprio perché è l'importanza reale della Croce Rossa in ambito nazionale e anche ovviamente nel nostro territorio. Lo scopo della rianimazione cardiopolmonare è proprio quella di prevenire e ritardare i danni cerebrali dovuti alla carenza di ossigeno. Infatti è molto importante, come dicevo prima, non stare con le mani in mano, perché sono minuti preziosi quelli che servono all'arresto cardiaco. E se noi iniziamo subito, anche se non abbiamo a disposizione nell'immediato un defibrillatore, se noi iniziamo subito un massaggio cardiaco e una ventilazione, che può essere una respirazione bocca a bocca, oppure con altre modalità che vediamo dopo, possiamo prevenire o perlomeno ritardare i danni cerebrali. Quindi è fondamentale iniziare subito il massaggio cardiaco e la ventilazione. Tuttavia, il massaggio cardiaco da solo non basta. Ed è per questo che stiamo puntando molto sull'utilizzo del defibrillatore, stiamo cercando di istruire quanta gente possibile ad usare questo strumento, perché è fondamentale per dare veramente delle possibilità di ripresa in più a una vittima di arresto cardiaco l'uso del defibrillatore. La defibrillazione rappresenta una vera e propria terapia ed è l'unica terapia efficace in caso di arresto cardiaco. Infatti, da questo grafico possiamo capire come sia importante intervenire con un defibrillatore entro i primi minuti dall'arresto cardiaco. Sono una volontaria della Croce Rossa, io non sono un medico, non sono un'infermiera, io faccio tutto altro mestiere, quindi se posso fare qualcosa io lo potete fare anche voi, perché anche voi, non so chi di voi faccia una professione sanitaria, ma se siete persone come me che fanno un altro mestiere, se lo faccio io potete farlo anche voi, giusto? Dove possiamo trovare un apparecchio di questo genere in quel momento se succede qualche cosa? Sono in Allora, una piazza. io sono in una piazza. Allora, prima Giulia diceva, la prima cosa che noi dobbiamo fare quando vediamo una persona a terra è chiamare il 118. Questo sì.
Il 118 sa esattamente dove sono tutti questi in tutta la provincia. E ce ne sono in giro. Ce ne sono. Allora, vi faccio un esempio. A San Secondo c'è la farmacia Pasini. Vi faccio un esempio pratico. In piazza forse li metteranno. Adesso voi scrivete tutti al comune, li mettono delle colonnine. Cosa vuoi? Ce ne sono dei prezzi. Ma uno come questo? Non glielo so dire, un po' di centinaia di euro. Non ho un catalogo, un migliaio, diciamo, il mercato poi si sta aprendo come tutte le cose. Quindi voi dite cosa è successo, se farete il nostro corso, cosa che io mi auguro, ma non perché è il nostro corso, potete fare qualsiasi corso, ma se farete un corso per usare questo macchinino, voi direte che siete abilitati ad usarlo e gli chiederete: io mi trovo qui, vicino a me c'è un defibrillatore e il 118 saprà dove. Se voi andate all'outlet a Fidenza, fuori dai cancelli c'è il cartello, l'outlet è munito di defibrillatore, per esempio. Vi dico i luoghi che ho visitato e che conosco. Quindi vi diranno dove c'è. Se anche non ci fosse nelle immediate vicinanze, ci sono manovre che uno può fare, come il massaggio cardiaco, che non prevede altro che una grande forza di volontà e voglia di aiutare. E comunque sottolineiamo, anche se l'incontro di oggi è specificatamente sul defibrillatore, nei nostri corsi insegniamo anche a fare un buon massaggio cardiaco e una buona ventilazione. Quindi anche in mancanza di questo strumento possiamo fare qualcosa. L'importante è non stare con le mani in mano, mai, mai stare a guardare. Una simulazione a due persone, perché noi siamo in due, lo stesso varrebbe se fossimo da soli. Allora, io arrivo, sono in un posto e una persona cade a terra, ok? Mi assicuro che non ci siano dei pericoli, perché altrimenti le persone da soccorrere diventano di più, basta una. Quindi, posto che non ci sono dei pericoli, mi avvicino. Signore, signore, mi sente? Signore, mi sente? Tu chiama il 118, gli dice che c'è una persona incosciente a terra. Una persona incosciente a terra, portiamo, abbiamo un defibrillatore. Sono in arresto cardiaco, abbiamo un defibrillatore, mandateci un mezzo di soccorso avanzato. Applicare gli elettrodi. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Applicare gli elettrodi sul torace nudo del paziente. Allontanarsi dal paziente. State analisi tutti in corso. Tutti via, tutti lontani. State tutti lontani, allontanatevi, via io, via voi, via tutti. Carina consigliata, via, sto per scaricare, attenzione. Effettuare la scarica adesso, scarica erogata. Iniziare la rianimazione cardiopolmonare. Sì,
visto che io sono arrivata, cosa ho fatto? La prima cosa che fareste quando vi trovate uno a terra è? Sentire se respira ancora. Chiamarlo. Perché voi potrete cadervi davanti, ma potreste anche passeggiare, trovare uno di sdraiato, se dormiva, lo massaggiamo. Mi è successo. Allora, se troviamo una persona che è lì a terra, inerme, la prima cosa lo scuotiamo, poi lo chiamiamo a voce alta, potrebbe essere sordo, allora lo scuotiamo anche, perché lo chiamiamo e basta, lui è sordo. Dopodiché cosa ho fatto? Ho detto subito alla prima persona che passava di chiamare il 118 e dirgli che c'è una persona a terra, era la cosa che io vedevo subito. Dopodiché cosa ho fatto? Gli ho iperesteso il capo, cioè gliel'ho tirato tutto indietro. Perché? Perché quando una persona sviene, la base della lingua è molle, è un muscolo, e quindi torna indietro e ostruisce le vie aeree. Tirandogli indietro la testa, io faccio sì che la lingua non ostruisca. Gli ho guardato in bocca se per caso avesse qualcosa che io potevo vedere. Dopodiché ho accostato la mia guancia alla sua bocca e al suo naso. Perché? Per sentire se respirava, quindi potevo sentirlo con le mie orecchie, il suono del respiro, potevo sentire il suo alito sulla mia guancia e con gli occhi io guardavo di là, perché intanto guardavo il suo corpo, se si muoveva, quindi potevo usare molti dei miei sensi e l'ho fatto per 10 secondi, ho contato, avete visto, per 10 secondi. In 10 secondi per me non respirava e non si muoveva, per cui per me era in arresto cardiaco. E allora ho chiesto a chi c'era lì di portarmi un defibrillatore, eravamo fortunati, ce n'era uno a disposizione, e l'abbiamo utilizzato. Io ho cominciato con il massaggio cardiaco. E in quelle posizioni lì, come fa? Allora, le contate o no? Sì. Le compressioni toraciche devono essere 30, alternate a due ventilazioni. Una volta si può fare così, lo si può fare bene, perché i corsi ci sono, la gente che fa i corsi c'è, quindi bisogna diffondere anche questo messaggio alla popolazione, anche ai non volontari e ai non soccorritori, perché tutti siamo soccorritori, perché se ci capita un evento davanti, il primo soccorritore, questa persona davanti, il soccorritore potenziale, è la persona che ha lì.